Eccoci qua. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Come sempre, il nostro appuntamento ormai è una consuetudine. Bene, abbiamo visto parecchio interesse per la serata che sta per iniziare. Questa sera parleremo di misure, multimetri e anche un po' di revival con un esperto del settore. Abbiamo invitato Marco Franceschini, tra poco lo faremo entrare. Quindi sarà una serata anche tecnica, quindi non solo di ricordi. Andremo magari a rispolverare questo qua. Se ce l'avete, io l'ho portato per Grande. l'occasione, originale del 1995-96, insomma, quegli anni lì. Bene, questa sera avremo occasione di parlarne. Lascio la parola a Pierre per i saluti e poi per introdurre il nostro ospite. Grazie Paolo e benvenuti a tutti. Questa sera il titolo della serata è Misure elettriche con Marco Franceschini. Marco è un nostro frequentatore, nel senso che ci segue sia me che Paolo da diversi, direi, anni, e in particolare sul mio forum si occupa di post che riguardano i multimetri digitali. Lui ha una conoscenza profondissima del mondo della misura e in particolare dell'ambito multimetri. Tanto è vero che ha aperto un post sul forum, veramente che è un'enciclopedia. E quindi abbiamo pensato di organizzare questa serata per condividere con voi un po' di conoscenza sull'ambito misura, esperienze, consigli e, come sempre, stare un po' in compagnia fra appassionati di elettronica e comunque collegati al mondo dell'elettronica in senso lato. E quindi niente, direi che possiamo far entrare il nostro ospite. Toc toc. Buonasera a tutti, mi presento, sono Marco Franceschini e condivido con Pier e Paolo la grande passione dell'elettronica, elettrotecnica, da molti anni ormai, perché come Pier ho lo stesso in pratica percorso di studi, prima ITIS, poi ingegneria elettronica, quindi il mio primo contatto con l'elettronica è avvenuto in occasione del corso di scuola radioelettrica che mio padre frequentava, come si faceva un tempo, no? Facevano un tempo le vecchie generazioni di nostri genitori, negli anni 70, fine 60, con la costruzione di apparati a valvole, giradischi, prova valvole, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, io sono una. Quando ho scoperto il forum di Piera Isa, mi sono subito precipitato a iscrivermi e ho aperto subito una sezione dedicata ai multimetri digitali, anche definiti tester, ma io il termine tester diciamo, lo utilizzo più per classificare gli strumenti analogici, come i nostri gloriosi ICE della costruzione elettromeccanica di Milano, Mitici. di cui possiedo due esemplari, ambedue acquistati nell'anno infausto di Chernobyl, tra l'86 e l'87, proprio in quell'epoca lì. Per primo acquistai un microtest 80 e subito dopo, spinto dalla curiosità per questo piccolo gioiellino, presi subito un 680R, sesta versione. Acipicchia. Sesta versione e niente, penso che in quell'anno lì acquistai anche subito il mio primo multimetro digitale che a quell'epoca era prodotto distribuito, penso io più che altro, dalle GBC Ah, mitici. 7605C, e anche Acipicchia. quello è là che riposa gelosamente, felicemente insieme agli altri che ho. Posseggo vari multimetri, Unity, Fluke. Certo, perché Avevo anche uno un Gosse che... e Metravat, ma si è guastato in un relay interno.
Ai, ai, ai. No, Marco, dicevo, ICE è del primo dopoguerra, mi sa, proprio... È molto antica, sì. Quindi anni 50, diciamo. Certo che sì. Il 50, sì. La ICE è stata la protagonista indiscussa di una intera di generazioni di radioriparatori TV. Io frequentavo da bambino un radioriparatore che riparava anche televisori, che aveva frequentato una sorta di IPSIA, che era tipo Istituto Giorgi, per intendersi, qui da me, e c'aveva un bel 680R aperto, sempre in bella mostra. La ICE costruiva anche 680R modificati, resi custom, per i fotografi, per le misure di batterie, anche di apparecchi audiometrici e per l'udito. Poi vabbè, se vogliamo parlare di ICE, adesso ICE purtroppo vive come religioso ricordo. Era una delle grandi eccellenze italiane che purtroppo come sistema paese non abbiamo valorizzato. Altri all'estero l'hanno fatto, perché la Simpson produce ancora oggi produce test analogici attualizzati al rispetto delle varie specifiche, come la 6110 che definisce la rispondenza alle sovratensioni, i cosiddetti over voltage. E poi apriamo una parentesi su questo, per definire cosa sono le categorie, certo, di protezione dalle sovratensioni, perché questo mi sembra molto importante, perché non tanto per chi fa misure in bassa tensione, corrente continua, ma che ha a che fare con, diciamo, sistemi di distribuzione elettrica anche media tensione, bassa tensione, attorno a 1000 volt, perché sempre quello è il valore massimo. I migliori multimetri adesso sono categoria 4, 1000 volt. Ecco. Per dirti, i 289, 87,5, 287, 28, 227 sono tutti categoria 3, 1000, sono tutti categoria 3, 1000 volt, categoria 4, 600 volt. Certo. E le categorie si differenziano in base alla corrente di cortocircuito e alla lontananza dalla generazione dell'energia. Ok. Ad esempio, la categoria 2, in cui ricade il 680R, una delle più recenti versioni, si riferisce a sistemi monofase con corrente di cortocircuito minore di 10 kA. La categoria 3, corrente di cortocircuito 50 kA per sistemi trifase e, diciamo, anche sistemi di distribuzione di energia elettrica commerciali, come possono essere centri commerciali, anche bar, eccetera. La categoria 4 ammette una corrente di cortocircuito maggiore di 50 kA, e sì, questo per quanto riguarda solo la corrente di cortocircuito, ovviamente. Quando, e Pier lo sa bene perché lavora sempre con alte tensioni, anche altissime tensioni lui, perché fa dei bei moltiplicatori di Cockcroft-Walton. Ci possono essere sovraimposte o sovraimpresse sulle tensioni che le persone misurano, gli operatori misurano, delle sovratensioni anche che possono arrivare sugli 8 kW, 12 kV. Ah, yeah. Perché ricordiamoci bene che le impedenze della rete di distribuzione elettrica è molto bassa, e quindi certo, le correnti di cortocircuito possono essere molto alte. E qui arriva il primo problema che abbiamo con i multimetri certificati, tra virgolette, da enti terzi come Intertech o gli Underwrite Laboratories, ma quelli un po' meno, perché certificano Fluke, e quindi Fluke, se non è certificato, ovviamente mi riferisco a tutta la produzione estremo orientale, non tanto la Unitic, che è del 1988 e quindi ha un certo blasone, quanto, ma anche Unity,
50, tutta la produzione tipo Aneng, ZT, qualcosa, ce n'è, su qualsiasi sito che possiate consultare ce n'è una sterminata quantità, la stessa Unity progetta i propri multimetri, come ho avuto occasione di scrivere anche nel forum, secondo me, e questa è la mia ipotesi, però lo vedo da come sono progettati, segue una specie di curva di adattiva rispetto alle realizzazioni che esistono in Occidente, come, ma non solo, come Yokogawa anche in Giappone, Sangwa, come Fluke, Gossen Metawatt, Braimen, che sono fra i più grossi costruttori, o Tektronix anche. Ma Marco, a livello appunto della certificazione di queste categorie, si può porre un problema di sicurezza? Cioè, potrebbe essere che io acquisto un multimetro, diciamo, dall'estremo oriente, che mi viene certificato con CAT X, e in realtà le prove a cui è stato sottoposto non sono propriamente quelle di quella categoria? È una domanda un po' cattiva. Sicuramente sì, perché se ti trovi a fare delle misure anche su motori di una certa taglia, vicino a magari anche a centrali o a sottostazioni di distribuzione elettrica, presenti lungo la distribuzione elettrica, ci possono essere sovraimpresse delle sovrattensioni che non vengono smorzate assolutamente dallo strumento, perché è privo di MOV, varistori ad ossido metallico, termistori a coefficiente di temperatura positivo, oppure se sono presenti sono talmente microscopici che vengono liquefatti dall'energia, perché si parla di energia, non tanto di tensioni o di correnti di cortocircuito. Certo. E soprattutto anche quel piccolo componente che molto spesso si trova nei Fluke, ad esempio, ma in qualsiasi realizzazione occidentale di un certo rilievo, quel resistore fusibile da 1 kΩ. Certo. Quello serve a limitare la corrente e l'onda di sovratensione che arriva allo strumento, che non solo fa provocare danni all'operatore, può anche distruggere lo strumento stesso, perché come saprai ci sono state fatte delle prove e l'innesco dell'arco, se non è smorzato o attenuato, è sicuro anche all'interno dello strumento sotto il commutatore. C'è un power user che conoscerai, che si chiama Joey Smith, che è americano, che scrive su un forum nostro antagonista, insomma, comunque sia del nostro settore. Forse lo conosce anche Paolo, perché è australiano questo forum. Certo. E questo signore, questo utente potente, tradotto in italiano con una traduzione letterale, fa molto spesso delle prove su la rispondenza alle categorie di sovratensione dei multimetri. Si è autocostruito un banco con supercondensatori in grado di, a comando, di produrre lo stesso impulso che è definito all'interno delle 61-10-10. Certo. Stesso impulso, la stessa durata, la stessa ampiezza. 8 kV o 12 kV a seconda della categoria. E non ti dico quanti multimetri fanno puff. Se li ha fucilati tutti. E lui ha avuto per le mani, Paolo, anche una delle prime versioni di 87.5 recenti. E quello ebbe dei problemi, me lo ricordo. E subito dopo ne acquistò un altro e lo sottopose a test per vedere se erano intervenuti per mitigare il problema, e il secondo superò la prova. Quindi abbiamo anche un altro problema all'interno delle produzioni, quelle di blasone, andiamo per lotti di produzione anche. Per numero di serie addirittura delle schede e revisioni interne delle PCB. E
Ad esempio, in quell'87-5 lì si guastò proprio il primo stadio di protezione vicinissimo alle boccole d'ingresso. Noi li chiamiamo boccole, loro li chiamano in un'altra maniera comunque. Recentemente, l'87-5 più recente che ho visto, manifesta un altro tipo di problema grave, anche quello, nello spessore delle piste sul commutatore rotativo. Quello però è un problema, diciamo, di usura meccanica prematura. Altro problema comune al Braimen 786 modificato e V-Blog, aveva un procinto, era un procinto di acquistare, ma mi sono trattenuto perché, come ho scritto sul forum, non è ammissibile che uno strumento moderno venga progettato in quella maniera lì. O è caricato troppo staticamente, come i cuscinetti, il precarico dei cuscinetti, se è troppo forte li sottopone a usura e puff, si usurano o le piste o le sfere. E questi errori li fanno anche i grandi marchi. Li fanno anche grandi, perché Braimen dovrebbe sapere che il precarico tra la manopola esterna del commutatore, quella visibile esternamente. Ecco arrivato il mio amico Franco Maria. C'è un Braimen 869 che esula da questo computo, diciamo, perché è più vecchio e quindi risente, secondo me, risente meno della progettazione, diciamo, della, come si può dire, della gioventù di progetto. E niente, il Braimen 786 a cui mi riferivo ha problemi di usura prematura delle piste del commutatore. Quindi per adesso il mio consiglio è evitate di comprarlo. Ecco, e infatti Perché Marco, entri in un'area che secondo me è molto bollente, perché abbiamo già visto girare parecchi commenti che riguardano qualche consiglio per la selezione barre acquisto. Quindi, se tu hai qualche dritta da passare ce n'ho su una cose, miliardata. cioè, Una miliardata, ve ne posso dare una miliardata allora di. facciamo così, facciamo però una premessa. Diciamo che noi qua ovviamente non stiamo facendo né pubblicità né positiva né negativa, sono pareri ovviamente Ovviamente, ragazzi, esatto. tutto dipende dalla pecunia, dalla Ecco. quantità di pecore che abbiamo nel gregge, purtroppo. Marco, quindi ti chiederei se vuoi fare, esatto, darci qualche dritta e colgo l'occasione perché qualcuno chiedeva come valuti HT Italia, che L'HT Italia è molto promettente, ho visto alcuni suoi strumenti. Bisognerebbe fare dei classici tear down per vedere, rendersi conto di come siamo progettati internamente, ma se un'azienda entra in un certo settore molto competitivo e ormai anche molto inflazionato, come quello dei multimetri, deve avere per forza una certa qualità di realizzazione, se no non è possibile. Come prezzi penso siano allineati. Come circuiteria interna lo stesso, perché tanto i componenti, i circuiti integrati sono sempre gli stessi, i convertitori vero valore efficace, valore continuo sono sempre gli stessi, analog devices, linear technology, di lì non si scappa, oppure si scappa se rimaniamo nelle realizzazioni cinesi. Certo. Quindi Allora, come sai, c'è la Fortune che realizza i circuitini integrati. All in one, contengono tutto, contengono convertitore analogico digitale a conversione sigma delta, contengono un riferimento tensione di tipo band gap con stabilità deriva intorno ai 75-100 parti per milione a grado Celsius. Comprendono il sistema di conversione da vero valore efficace a corrente continua, e quelli sono molto più economici. Dunque, che dicevo, quindi
Quindi il mio consiglio per adesso, per un acquisto eventuale di multimetro, dipende dall'impiego a cui verrà esatto. destinato. Se una persona non ha necessità di misure su tensioni o correnti con forme d'onda che non siano molto differenti da quella sinusoidale pura, quindi che contengano poche armoniche, può anche orientarsi verso un multimetro calibrato sul valore medio classico della sinusoide perfetta, quell'1,11 volte il valore efficace. Altrimenti, e qui la produzione è estremamente ampia, anche la stessa Fluke c'ha, come sapete, tutta la famiglia 15B, 15B+, 17B, 17B+, che purtroppo sono tutti non a vero valore efficace e tutti anche privi di barra analogica. Barra analogica che è estremamente importante. Quindi la barra analogica, tra l'altro, serve per discriminare la velocità della manifestazione di certi eventi. Se non è presente, una persona si rende conto se su, ad esempio, un segnale in corrente continua è sovraimposta una certa forma d'onda che oscilla o varia con una certa frequenza. Questo è un problema che avevano anche i vecchi tester, i tradizionali test analogici, l'ha ancora, per l'inerzia dell'equipaggio mobile. Perché se la frequenza del segnale applicato sovraimposto supera l'inerzia dell'equipaggio mobile, resta fermo. Certo. E quindi mai comprare un multimetro privo di barra analogica sottostante. Quindi io i Fluke 15, c'ho un Fluke 15B Plus, ma l'ho preso così per prova, per test. Ma poi, tra l'altro, sono tutti a basso numero di conteggio a display. Conteggio a display è importantissimo per la risoluzione della misura. Esatto. Conteggio a display che una volta era definito in termini di cifre mostrate, e lì c'era una babele di, si andava da 3,5 cifre a 3 cifre e 3/4, 3 cifre e 4/5, 4 cifre e mezzo, 6 cifre e mezzo, 5 cifre e mezzo, 8 cifre e mezzo per i multimetroni, quelli giganteschi dell'HP Agilent, il 3458, quello gigantesco, storico, quello storico. Lì è il NEC Plus. È NEC Plus, detto alla latina, ultra dei multimetri, perché è di livello metrologico, e quello lì è tarabile, è possibile metterlo in punto calibrabile solo tramite un riferimento campione che sia di livello superiore, quindi o una scella tipo Weston oppure una giunzione Josephson o qualcosa del genere. E tra l'altro integra il riferimento il migliore disponibile commercialmente, che non sia militare ovviamente, l'LTZ1000, che costa da solo una bella cifra, che è un riferimento di tensione appartenente alla categoria degli riferimenti di tensione a Zener sepolto, che, come sai, è una giunzione Zener che è, diciamo, annegata distante dalla superficie del semiconduttore per evitare il problema dei difetti, quindi possibili problemi che riguardano invece i riferimenti di tensione, quelli come l'LM399, tutti i REF, vari REF 193G come ce l'ho io, il REF 101, che sono a band gap. Sono sistemi compensati in temperatura. Famoso, la famosa curva di deriva in temperatura con coefficiente di temperatura di 2,2 millivolt negativi a grado Celsius. È un classico esempio di scuola. Penso che uno dei primi riferimenti di tensione sia stato a cella di blocco
la D580. La D580, che è uno dei primissimi, io ce l'ho come, diciamo, come costruzione mia, ma ovviamente se non è calibrato, qualsiasi riferimento di tensione o di corrente o di temperatura a termocoppia o aggiunzione, quello che sia, non ha la sua validità come la può avere. Certo. La calibrazione è importante, ragazzi. Infatti qua mi sa che hai aperto un tema delicato. La calibrazione con la calibrazione e poi in seguito taratura e messa in punto apriamo purtroppo un vaso di Pandora. Vaso di Pandora perché ovviamente nel nostro paese con la deindustrializzazione che c'è stata e persiste tuttora, andrà avanti, privati hobbisti, appassionati difficilmente fanno calibrare uno strumento che andrebbe calibrato con periodicità annuale e costa per il mio 89.4, che è un 4 cifre e mezzo, che non corrisponde a 50.000 conteggi, mi hanno chiesto circa 200 euro. Solo calibrazione. La taratura e la messa in punto e certificazione a Credia, eccetera, 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 potete immaginare quanto costi in più. Minimo sono 300 euro sicuri. Quindi qui ho parlato anche, ho scritto anche sul forum, anche con Tiziano. Dobbiamo armarci di ingegno nostro, da ingegneri, periti, tecnici, quello che siamo, e progettarci il nostro, la nostra scatolina, come vedete su internet, no? La D584 inserito nella scatolina con tutti, per almeno avere un riferimento di tensione in corrente continua, magari anche di resistori, magari anche V-Shield Hale, che sono di precisione, e di corrente anche possibilmente, ad esempio con il REF 200A, che produce correnti, come sai, Pier, di riferimento, 100 microampere, 200 microampere, 50 microampere, 300 microampere, dipende da come sono combinati gli specchi di corrente dentro. Certo. Dobbiamo cercare di progettarcelo e farcelo calibrare soprattutto, e poi sarà possibile anche distribuire, commercializzarlo, venderlo a chi lo vorrà comprare. È un grande progetto. Ma uno dei cruci principali degli hobbisti in particolare è: non ho tanto budget da dedicare a un multimetro, no? Perché è un hobby e comunque magari vorrei spendere questi soldi anche per altre questioni. Se avessi un budget, che so, di 50 euro, 100 euro, verso quali multimetri mi dovrei orientare? Allora, escludiamo subito pure Fluke, perché in quel range di prezzo lì, certo, esiste solo la serie 100 101 106 107, e la serie 15, la serie 10 con il 15B, che sono tutti calibrati sul valore medio, quindi io non me la sento consegnare un multimetro, primo multimetro magari come a valore medio, calibrato sul valore medio della tensione, ma bisogna per forza andare su qualcosa che mostri il vero valore efficace, con i limiti della computazione del vero valore efficace, come sai, fattore di cresta e risposta a frequenza. Quindi con 100, con qualche cosa di più di 100 euro, io andrei su un Breitman 235, ad esempio. Ecco, ma infatti BM235, che non risente del problemino del commutatore. E sempre per rimanere in ambito occidentale, perché poi vabbè, Goss & Metterwatt, che è tedesca, nemmeno a parlarne. Ci sarebbe la Estec, che c'ha qualche modello, ma anche quella statunitense, è troppo secondo me, con 100 dollari non lo so su che livello andiamo.
Quindi io mi orienterei su quelli lì, su un Brahman 235. Certo. L'869 no, perché è un modello di punta. Il 786 costa su 170 euro, 100. Però non è il momento di comprarlo, secondo me, perché se ha quei problemi lì. Certo. Problemi anche di precarico, perché vi spiego, l'assieme del commutatore rotativo è collegato di sotto, connesso al PCB con tre viti che si autofilettanti, tra l'altro, che sono secondo me state montate senza rispettare la coppia di avvitamento, perché anche lì la coppia di avvitamento non rispetta nessuno. Io quando comperai il mio 28.2, appena lessi il manuale di servizio e lessi 0,6 newton per metro, via! Manico dinamometrico della via tedesca con inserto Philips, e mi misi, tra l'altro sul 28.2 posso raccontare un aneddotino. Nel manuale di servizio sono specificate 6 viti Philips, mentre in quello che ebbi io in dote c'erano 6 viti Torx. Questa è una prima discrepanza, non so da che dipenda. Poi altra cosa strana, c'è una noterina, questo per dire che bisogna leggere anche manuali se disponibili, perché non sempre sono disponibili manuali tecnici o di servizio, anche per la calibrazione, che però riguarda solamente chi la effettua, non l'utente finale. Allora, dopo la prima apertura del 28.2 nel vano, mi accorsi che alla successiva richiusura non si chiudeva a filo, e quello mi indusse a andare a leggere meglio il service manual. E a un certo punto nel service manual c'è una cosettina che forse molti non notano. C'è scritto: per ripristinare le caratteristiche di IP60, rispondenza a normative IP67, eccetera, bisognerebbe che lo rimandaste in fabbrica, perché è stato chiuso sotto pressione. Sotto pressione vale a dire una pressione più alta di quella atmosferica. Certo. Pressione più alta di quella atmosferica, e quindi camera iperbarica rimane con una, diciamo, con una protuberanza. Se te ci fai caso, l'ho scritto anche nel forum. Mm-hmm. E questa è una prima cosa. Poi poi di cosa parlavamo? Delle marche, diciamo, un po' più a basso costo. Quindi hai parlato di Brahman. E i cinesini che arrivano, come li valuti i cinesini? Quelli, dunque, adesso cinese significa, se volete qualche cosa di affidabile, Unity. Che viene distribuito anche dal molti, ho visto molti chiedevano informazioni appunto su Unity. Unity, diciamo, dal Unity, la serie 61, certo. Ovviamente prendete, se potete, il 61E, che è vero valore efficace. Anche sul 61E c'è un aneddoto. I cinesi all'inizio in una delle prime versioni di 61E avevano previsto la possibilità di saldare l'LT 1790, che è il riferimento di tensione che equipaggia 87.5, Fluke. Con poca spesa una persona poteva migliorare la deriva in temperatura, quindi precisione in corrente continua. E Joe Smith effettuò la modifica, fece le prove, e evidentemente, perché di base il 61E era penoso, derivava in temperatura in una maniera incredibile, in parti per milione, per grado Celsius. Nelle successive revisioni i cinesi mangiarono una foglia e hanno levato la possibilità di fare questo upgrade. Quindi niente 61B, C, D, quello che sia. Il 61E Plus è una variante
diciamo più ergonomica, più massiccia, che si uniforma alle famiglie superiori, perché le famiglie superiori sono i P65, hanno i LED magari di illuminazione, che secondo me è una caratteristica totalmente inutile, anzi assorbe energia dalle batterie in una maniera impressionante. Evitare multimetri con display che siano OLED o a VFD fluorescenti, perché la tecnologia delle batterie, a meno che non sia un generatore a radioisotopi, ma è quello che c'aveva nelle gambe, nel braccio e nell'occhio Steve Austin, drena qualsiasi tipo di batteria ricaricabile, ioni di litio, lipo, quello che sia. E poi secondo me produce rumore, perché sia progettato, non è un display a cristalli liquidi, senza necessità di generare un'alta frequenza per pilotarle, e poi queste cose le sa meglio di me Pier. Ma guarda, Unit mi ha sempre colpito, perché sembra che abbia una strategia di evoluzione per arrivare piano a dei livelli, a dei livelli alti, perché è come dici, come avevo iniziato a dire prima. Cioè la loro strategia qual è? Quella di avvicinarsi piano. Certo, esiste, secondo me è una impressione che mi sono fatto. Non vogliono distruggere il mercato occidentale e il mondo occidentale subito, perché se no, fine, acquisirebbero subito Fluke, Goss & Metawatt, Tektronix, farebbero una concentrazione, invece si limitano piano. Nel 61E Plus hanno messo 3 termistori PTC, 3 MOV, però non ci hanno messo il resistore fusibile. E poi, come sappiamo... Io avrei una domanda, Marco. Dimmi, aspetta, finisco un attimo. Come sa bene Pier, perché si occupa di progettazione in alta tensione, nessun slot in aria. Sì, nessuno. Dimmi Paolo. Ma senti una cosa, ma tutte queste cose qua, cioè, spiegami, tu passi il tempo a smontare multimetri, test, conoscere ogni filo, segno, è una passione, è un lavoro. È una deformazione professionale, come molti hanno il pallino per l'alta tensione, molti per la bassa tensione, per la radiofrequenza, okay. E come nasce? Com'è nata sta passione? Perché, te l'ho detto, all'inizio, io a 5 anni, come molti di noi, hanno avuto prime esperienze con radio a valvole smontate, col cacciaviti della Singer, quelli grigi con mano. Poi, arrivata a scuola, dopo le classiche scuole medie ex inferiori, arrivata alle scuole medie superiori, iniziai i primi due anni, perché come sa anche Pier, i primi due anni erano comuni per tutte le specializzazioni e non c'era c'erano laboratori di fisica, ma vedevi qualche strumento a bobina mobile o equipaggio mobile che fosse, poco vedevi. Sì. Al terzo anno a elettrotecnica cominciai a vedere tutti questi strumenti. Poi arrivò l'80-60 della Fluke. Quindi sei rimasto affascinato dalle lancette, dai display. Dai display. Comunque, cioè, anche tu, per come le poni queste cose. L'80-60. Sei anche uno preciso, molto preciso. L'80-60 è stato uno dei primissimi esempi di multimetro palmare e vero valore efficace. Costava un botto all'epoca. Aspetta Marco, ti interrompo un attimo, vorrei mettere in condivisione schermo, sì. Questo è il nostro forum dove abbiamo un sacco di argomenti. Allora sì. Marco ha creato un post che si chiama recensioni di multimetri digitali e sono superate le 33 pagine. Dovete vedere
il livello di analisi che c'è su questa roba, cioè multimetro per multimetro sono messi a nudo e con considerazioni, calcoli, prove, è una roba, guarda, da perderci la testa. Quello che ha fatto vedere adesso, quello che ha fatto vedere adesso Paolo è l'87.5, quello ultimo. Questo Vici qui, ecco, io ho anche un Vici, un marchio semi-anonimo, diciamo di medio-bassa qualità, però li avrete visti, sono quegli strumenti che imitano l'179 e 793 Fluke con l'Holster integrato. Allora, vi ho postato il link sui commenti. E comunque, ad ogni modo, basta che andate sul forum e scrivete digitali o multimetri e salta fuori questo post qua. E no, quello che volevo dirti, Paolo, è che ma fin dall'inizio della storia ci sono, ma io penso che li hai messi tutti, Marco, cioè non ne manca uno. Questo è il 786. Cioè, se vai indietro, adesso poi andiamo per immagini, giusto per fare rapidamente, cioè, però... Ma ha proprio dettagliato, cioè, hai la casa invasa da multimetri? No, non invasa, ma quelli che non posso acquistare, o anche perché ci sono anche multimetri da banco che costano una sassata, quelli di studio a monte, diciamo in via indiretta, non purtroppo in diretta. Ecco, questo è il commutatore in questione con quelle viti di cui vi dicevo. E questo è un punto debole che è saltato fuori praticamente subito. È saltato fuori perché in pratica produce una, diciamo, una eccentricità proprio macroscopica che è in grado di riavviare il microcontrollore. E adesso come gestiscono questa cosa qui? Cioè loro... Penso che vadano per batch, per lotti. Per i lotti, esatto. Ah, questo è un classico. L'121GW di Levi Blog è un classico. Ha avuto più problemi questo multimetro digitale che un ex ragazzo di colore anni 70 pieno di capelli. E che problemi ha manifestato questo qui, che nelle intenzioni del progettista, del coprogettista insieme a una famosa azienda che produce multimetri strumenti, non sono multimetri digitali, questo ha avuto problemi di firmware interno, velocità dell'auto ranging, autoselezione delle portate troppo lento, problemi al commutatore, mancanza di precisione nella commutazione da una classe di misura all'altra. Diciamo che sono già parecchi problemi e anche gravetti. 121 ovviamente GW è la contrazione dell'1,21 gigawatt, bello famoso. Di ritorno al futuro. Esattamente. E poi ci sono tutti gli anni. E questo è Bryman, mi sembra l'869. Sì. Questo è l'869 con termocoppia K. Una cosa da valutare nell'acquisto di un multimetro è la presenza e la possibilità di misure di temperature, quindi compensazione del giunto freddo che viene fatto alle boccole, qua giù in fondo, come sa Pierre, anche con un diodo, e sonda K relativa. Il Bryman 869 è avanzato perché ne prevede due addirittura, di certo, presenza di due termocoppie contemporanee. Questo è una vecchia gloria, il 73 dell'epoca 73, di quando facevamo l'ITIS noi. Sì, proprio basico. Però ha sempre lavorato bene questo. Questi sono dei cavalli di battaglia, con Holster, che sarebbe il guscio protettivo, non integrato ma rimovibile. Altra cosa,
valutate se vi serve un holster integrato o rimovibile, perché quelli integrati si sporcano, diventano dei casini a seconda dove vengono usati. Questi sono i livelli di protezione dei multimetri. La Unity ha a catalogo dei multimetri anche il P65, questo per esempio, il 191T. Però. Ecco, lo Unity 61E somiglia a questo qui come conformazione. Sì, sì. E qui notiamo la presenza di due cose molto importanti. Una misura di bassi livelli di resistenza con una corrente che è più alta del milliampere usata normalmente, ma diciamo è attorno ai 10 milliampere per i multimetri palmari, per quelli da banco che arriva anche a valori superiori. E poi filtro passa basso per chi fa le misure su driver di motori e roba varia. E poi qui che ci abbiamo l'IP65, il vero valore efficace, ovviamente il vero valore efficace nei limiti del fattore di cresta, che è definito come rapporto tra il valore di picco e il valore efficace. E quindi questo è uno dei vari cloni degli Aneng. Evitare accuratamente multimetri senza commutatore con tasti. Per elevati fattori di cresta, fattori di cresta, come ben sapete, segnali impulsivi, SCR, TRIAC, quello che sia, servono fattori di cresta superiori a 5. Ma di solito i multimetri anche nel range di frequenza che coprono sui 100 kHz, 200 kHz, dipende dalla banda passante che hanno, arrivano a 3, 5, 4, ma dipende, perché poi la linearità non è più garantita. E l'87.5 mi sembra che arrivi... L'87.5 c'ha una D737G, mi sembra. E Analog Devices, che fa la computazione per quei classici metodi che usa, diretta, esplicita, implicita, eccetera. Questi sono problemi di produzione. Cammini rotti, broken parts. E sono gravi, perché se ci sono, si interrompe la pista e buonanotte, suonatore. Qualcosa non funziona più dopo. Sì, nel Brymen 786 c'ha proprio addirittura delle porzioni di commutatore interrotto. Recensione di multimetri. Hai mai provato, visto alcuni in vendita, quelli con lo... Questo a occhio e croce, eccolo lì, la D737J. No. Quello lì è il mitico M430 o 440, il microcontrollore della... Questo è un 430 qualcosa. Nel Fluke 179. Sì, 430, F437, sì. Questo, vedi, Pier, questo accanto? Mm-hmm. Questo qui è un circuito custom della Fluke che ci ha introdotto dopo l'89-189. Questo qui, sì, questo sì, a destra, sì. Qui c'ha tutte dentro le funzionalità di commutazione delle portate, generazione della corrente di misura per le portate ohmmetriche, eccetera. Questo è il mio amato 28-2. Ecco, Marco, vuoi parlare 2 secondi dei fusibili all'interno dei multimetri? I fusibili sono una cosa importantissima. E purtroppo suscettibile di contraffazioni. State attenti, stiamo attenti a comprarli presso rivenditori affidabili, perché esistono contraffazioni che poi ingenerano falsi sensi di sicurezza, vale a dire esplosioni del multimetro, dello strumento. Questi qui hanno potere di interruzione, quello da 11 ampere di 20 kA, mi sembra. Sì. E questi sono della Basma. Nell'87.5 recente, ultimo che ho visto,
ce l'ha installati della Little Fuse, Messico. Comunque è meglio non guardare i prezzi, perché io ho visto un fusibile... Questa coppia qui, Pier costerà su anche 50 euro. Infatti, e quindi... ti posso dire una cosa, c'è un problema. Come un multimetro cinese, multifunzione. È troppo sì, Paolo, qui abbiamo un altro problema. Quelli di eBay che ti fa frequenza, induttanza, telecinesi. Qui abbiamo un altro problema, Paolo. Abbiamo il problema della... Però, sì, no. Abbiamo il problema della garanzia di interruzione, perché non è garantito che si interrompano entro un certo tempo deterministico con un certo valore di corrente, anche vicino al fondo scala. Quindi mai usare fondo scala più basso per le prime misure di corrente quando la corrente è incognita. Quindi niente 400 mA. Prima 10 e poi magari... esplode. Perché io so di eventi catastrofici vicini anche a 440 mA con fusibile non interrotto. Ovviamente la portata da 10 A per pochi secondi, perché poi fonde. Certo. Lo shunt resistivo a 4 terminali poi fonde. Certo. Questa è una pinza amperometrica molto conveniente. Economica e molto diffusa, la Unity UT210E. Certo. Che io questa guarda che stampato. Sì. Quella pinza lì, Paolo, te la consiglio perché te la consiglio quella pinza amperometrica lì, perché è a velo valore efficace e anche, diciamo, personalizzabile come numero di conteggi. Poi ti dirò come, ma basta uno sketch Arduino. Questo qui è quello lì che ha fatto vedere prima. Ecco, questo è un altro Unity, un altro esempio di fascia molto bassa Unity con commutatore rotativo, eccetera, eccetera. Però, ecco Marco, per non spaventare troppo anche esatto, chi vuole magari dotarsi di un multimetro, un oggetto del genere, voglio dire, possiamo stare abbastanza tranquilli anche da un punto di vista... allora è chiaro che non avrà la precisione in temperatura e anche magari caratteristiche come il rinfresco della misura o un beep di quelli franchi oppure il rinfresco della misura veloce, però certo. Dire, per gli ce utili, l'abbiamo tutti cavalli di battaglia come questo qui, ce l'ho anche io. Questo qui è un entry level, diciamo, per chi fa misure in corrente continua a bassi livelli di energetici soprattutto. Certo, cioè senza infamia né lode, voglio dire, però sì, riesce a fare... Ovviamente se avete bisognerà risolvere, va bene, sì. bisognerà risolvere il problema della calibrazione, poi con Tiziano sul forum ne discuteremo. Perché sarebbe, ci affrancheremmo da molti problemi. Certo. Infatti, prima c'era una domanda che ti riporto pari pari. Un ascoltatore chiedeva la differenza fra taratura e calibrazione. Giusto per... La calibrazione sempre riferita a determinati parametri fisici come temperatura, prima cosa, pressione e umidità. È, diciamo, un confronto con un campione come c'era scritto nei vecchi manuali della ICE di sicura affidabilità. La taratura è messa in punto, prevede l'intervento interno se il multimetro richiede la... Ecco, questa è la Way Instrument che fa ha collaborato con il progettista del 121 GW. La taratura e la messa in punto prevede l'intervento interno se il multimetro prevede la messa in punto e tramite trimmer. Esatto. O altrimenti, come nei multimetri più recenti, si interviene nei parametri memorizzati o in una EEPROM esterna seriale da cui il microcontrollore ogni volta che viene acceso lo strumento carica i parametri. Oppure come fa Fluke con altri sistemi e metodologie custom che c'ha internamente lui. L'87.5 che hai te lì
è a calibrazione senza apertura, sì. Ma anche l'89.4 era già a calibrazione senza apertura. E ascolta, sempre in tema di cinesi, chiedono per esempio Aneng, perché è comunque un marchio, sì, che ritorna spesso. Cosa ne pensi di Aneng? C'ho il piccolettino, mi sembra un 8900 Aneng. Va usato per quello che è stato concepito e progettato, vale a dire sono multimetri vero valore efficace, eccetera, carini, però estremamente poco protetti. Mai misurarci correnti di una certa rilevanza con oggetti del genere, perché... E poi cos'altro? Ovviamente la qualità del commutatore non è eccelsa. Tra l'altro la serie 8000 Aneng sembra un clone di quella Fluke 100. Sembra proprio quasi identico all'101. Questo è il mitico T61E. Ah, ok. Questo qua. Molto probabilmente questo qui ricade in quella versione prima che ti dicevo. Questo qui dovrebbe essere 22.000 conteggi, ma non sono sicuro. Non ci... Esatto. Ecco, spendiamo due parole sui conteggi, perché è un tema abbastanza ricorrente, no? Il numero di conteggi, in maniera molto semplice, è, diciamo, il numero di cifre che vengono visualizzate a display e che definiscono la risoluzione della misura. Quindi un 50.000 conteggi misura da valore 0 fino a valore 49, esatto. Sì. E una volta questi valori erano dati forniti con quella metodologia e prassi delle cifre, dell'indicazione del numero di cifre, ma era molto, un 4 cifre e mezzo non corrisponde a un 50.000 conteggi come l'89.4 ad esempio che ho io, o il tuo Fluke 87.5 in 20.000 conteggi. Sì. E c'è la possibilità di essere portato da 3 cifre e mezzo a 4 cifre e mezzo in modalità alta risoluzione. Quindi per risolvere le ambiguità introdussero il numero di conteggi a display. Ci sono dei mostri come i Braimen 869 che arrivano a 500.000 conteggi. Però ovviamente ci sono dei limiti, perché a mano che aumenta il numero di conteggi aumenta il tempo di conversione, certo, analogico digitale. Parecchi, diciamo, poi c'è il problema della stabilità delle cifre. Questo è un buon esempio di multimetro vero valore efficace vecchio della Fluke, ma estremamente robusto. Il 27FM, questo qui, se calibrato, non ha un gran numero di cifre, perché mi sembra sia 3 cifre e mezzo, però veniva usato anche a livello militare. Infatti l'esercito americano usa Fluke 27, che non è a vero valore efficace, e 27FM a vero valore efficace. Questo. Esatto. Beh, allora lanci un assist. Quanto è importante il fatto che un multimetro sia a vero valore efficace oppure no? Diciamo che se una persona ha, diciamo, è proiettato ad effettuare misure su forme d'onda che non siano esattamente sinusoidali, mm-hmm, o che devino dalla perfetta sinusoidalità oppure equivalentemente bassa distorsione, quindi niente forme d'onda quadra, dente di sega, impulsiva, eccetera, eccetera, può anche comprare un multimetro standard calibrato sul valore medio della sinusoide con quello. Però oggi come oggi non me lo sento più di consigliare, non me la sento più. Lo fa l'esercito americano perché c'ha delle prassi precise calibrate con strumenti a valore medio. Ma per altri tipi di impieghi ormai... Secondo me è meglio comprarne uno a vero valore efficace, che ha problemi
con il fattore di crista, come ho detto. Certo. Questi qui palmari soprattutto, quelli a da banco meno, ma questi qui palmari sì. Quindi se una persona fa delle misure sugli SCR con fattori di crista anche superiori a 5, l'errore aumenta. Bisogna purtroppo sapere in maniera preventiva forma dove ha a che fare. E non sempre questo è possibile. Non sempre questo è possibile. Il costo di acquisto non è estremamente più elevato. Questo è un vecchissimo, uno dei primi. Questo non ebbe molto successo. È 19. Sì. 19 della Fluke, tutta, se la guardi dentro, quasi tutta la stessa circuiteria. Ho cercato di metterci qua quelli che mi ricordavo quasi tutti, poi ovviamente ci sono dei produttori addirittura anche dell'est Europa sconosciuti. Certo. Ascolta Marco, se sei d'accordo possiamo parlare un po' della teoria della misura. So che avevi sì, qualche cosettina, diciamo. Io farei un discrimine tra precisione e accuratezza. Vuoi che prendiamo l'80-60 come riferimento? Sì, quella sì, legato. Facciamo così. Che così. Che l'80-60 è un multimetro storico, no? Direi forse sì, il primo sì, a implementare un true RMS vero. Sull'80-60 ci sono molti aneddoti, fra cui una diatriba legale tra Intersil e Fluke per una diciamo una causa di clonazione del 7106. E poi vabbè, sul forum quello famoso c'è proprio il progettista Dr. Taylor, è il nickname che lo capo progettista dell'80-60A. La precisione e l'accuratezza molto spesso vengono confusi, perché accuracy in inglese viene tradotto con precisione, ma la precisione si riferisce più, diciamo, alla ripetitibilità delle misure nelle stesse condizioni operative. Quindi avrete che il valore atteso dalla misura tenderà ad accumularsi per uno strumento che è preciso attorno a un punto, all'aumentare del numero di misure. L'accuratezza invece è una cosa a pagine seguenti. L'accuratezza è un parametro che identifica più lo scostamento dal valore medio della misura, perché di solito l'accuratezza viene riferita al percentuale della misura effettuata più un certo numero di cifre che fanno parte dei conteggi mostrati a display. Se ancora avanti, perché qui tratta tutta la conversione logica digitale, esatto, a doppia rampa. Che... Sì, abbiamo eccoci tutto... qua. Eccoci, ecco, qua. Benissimo. E se leggete un manuale di un multimetro, c'è specificato per ogni tipologia di misura, per ogni intervallo, per ogni fondo scala. C'è specificato la risoluzione prima di tutto, che dipende dal numero di conteggi, e poi l'accuratezza, questa sì è traducibile con accuratezza, come per più o meno numero di percentuali della lettura più il numero di cifre. Qui c'è anche spiegato, su un fondo scala di 100 millivolt, che è questo qui, certo, con una lettura 125 millivolt, l'errore massimo è più o meno lo 0,04% della lettura, quindi 125 millivolt, più due digit moltiplicati per la risoluzione 002 millivolt, e avete un range dove ricadrà il valore, diciamo, vero, misurato vero, ma
che è un'astrazione matematica metrologica. E poi niente, questo è un parametro molto importante da tenere in considerazione. Ci sono multimetri che hanno una precisione base anche dello 0,025%, come il 289 che avrai fra qualche giorno in continua. Mi ero anche segnato quante cifre rispetto al mio 89,4. L'89,4 sulla portata 3000 millivolt, quindi con un'impedenza superiore a 10 megaohm d'ingresso, era specificato per 0,025% più 5 conteggi, mentre il 287 è specificato per 0,025% più 2 conteggi. Più 2 conteggi, esatto. Quindi è più preciso. Ovviamente questi dati vanno interpretati e vanno visti solo se lo strumento è calibrato. Quindi se ricade in quell'anno o 2 anni. Certo. Per cui viene specificato, eccetera. L'impedenza d'ingresso standard nominale è 10 mega, ma però per certe portate, per certi fondoscala, ad esempio, per la precisione, sale e va anche sopra il giga. Ma questo è per portate tipo 300 millivolt, 3000 millivolt come quella lì dell'89,4. Proseguo. Poi, vabbè, qui ci sono le specifiche in corrente alternata, quindi qui arriva il problema della risposta in frequenza. L'80-60 come l'89,4 e l'189 erano specificati per 20 Hz, 100 kHz. E qui bisogna vedere in che campo ricade la misura, cioè il valore mostrato a display. Non sono cose automaticamente, io penso che moltissime persone ci facciano nemmeno caso, però se una persona deve documentare la misura che fa, bisogna che specifichi che strumento [S2] Certo. [S1] È, se è calibrato, in che range di frequenza misura, se è in corrente alternata, eccetera. Certo. Risposta in frequenza, questo vabbè. Esatto, infatti una delle domande che ci capita spesso è qual è la frequenza tipica massima che possiamo considerare misurabile con i multimetri? Perché un esempio, no? Un megahertz. Però allora, poi... dimmi pure. No, nel senso che spesso nel mondo soprattutto degli switching, dove le frequenze tipicamente sono nelle decine di kilohertz, uno si chiede, ma col multimetro riesco realmente a misurare una frequenza di switching in maniera più o meno affidabile, diciamo? Dipende da quante armoniche devi tenere conto. Perché il problema è proprio quello. Se il numero di armoniche va sopra e sale... Questi qui arriveranno, i migliori arrivano a 100 kHz, però sono nominali, perché da misure effettuate vai anche un poco sopra 100 kHz, arrivi anche a 200. Ovviamente, in quell'ambito lì sarebbe meglio un frequenzimetro, però... Certo, perché Marco, un conto è un segnale magari, voglio dire, digitale o comunque pulito, un conto è una forma d'onda che puoi misurare su un magnetico di uno switching che tieni presente che ci sono due categorie di multimetri. L'87,5 è per diciamo settore elettrico più che altro, l'289,287 eccetera sono per, diciamo, più orientati al settore elettronico, sono questioni di lana caprina, però ecco, questa è la misura in frequenza con accoppiamento in alternata, conversione True RMS a C, eccetera. Questo qui, l'8060, è ancora oggi come prestazioni è avanzato. Quindi se una persona potesse trovarlo usato e farlo calibrare, potrebbe essere esatto. misure di correnti tramite shunt resistivo a 4 terminali. Che sono componenti monolitici, giusto? Allora, dunque, nei Fluke 87,5, quelli che sono
e la portata 10 ampere è un shunt resistivo a 4 terminali discreto. Bellino limato anche per il valore di in ohm del resistore. E per la portata più bassa è un di solito monta un V-Shade SMD a 4 terminali sempre, piccolino, saldato sul PCB. Certo. Ascolta Marco, davo un'occhiata all'orario, no? Siccome avevamo impostato circa un'ora, siamo alle 10:11. Non vorremmo abusare del tuo tempo, per cui facciamo. Insomma... Ah no, sono qualche altro minuto e poi vado... che insomma non vogliamo... Vado a sgranocchiare non un multimetro, ma qualche osso. Mi raccomando, bisogna far crescere il nostro forum. Ah, sì, anche sì. Perché noi in Italia siamo gli zimbelli di tutta Europa e di tutto il mondo in ambito elettronico. È poi uno spreco, anche, un grande spreco. Altra cosa che vi volevo dire, un altro multimetro che mi è venuto in mente adesso è lo Unity 139C. Anche quello è personalizzabile, potete aumentare il numero di conteggi perché vi arriva con un certo numero di conteggi, è aumentabile tramite programmazione interna e sketch Arduino. E poi una pinza amperometrica vi serve sempre, perché per le misure o con bobina di Rogowski o con una pinza amperometrica standard, una misura su circuiti che non siano interrompibili, classicamente la batteria dell'auto per la certo. Serve sempre. Le pinze amperometriche o sono passive, cioè da collegare al multimetro, oppure come le fa anche Fluke, Shamir, Arnaud, eccetera, oppure sono a sé stanti, autonome. Qui andrei su Unity, perché se toccate Fluke o Shamir, Arnaud, lui ce n'ha due, Pier ce n'ha due, di quelle dolori, belle, anche dolori. Belle. Sono dolori, sì. Il costo di acquisto sale alle stelle. Ascolta Marco, un tuo messaggio, quindi qualche consiglio per chi fa misure magari anche all'inizio, no? Quindi sì. Hai un multimetro, quindi come abbiamo detto, con un budget limitato ci possiamo orientare verso certi produttori rispetto ad altri per una questione appunto di come sono realizzati gli strumenti. Sì. E qualche altro consiglio che ti senti di dare in ambito multimetri? Per esempio le batterie, che è un tema abbastanza... Sì. No, prima volevo dire un'altra cosa. Ovviamente noi abbiamo parlato con il 99% di multimetri palmari. Multimetri da banco sono più costosi. Ecco. Certo. Multimetri da banco io consiglierei, se lo trovate anche usato, un Fluke 45 da fare calibrare, perché se non è calibrato siamo a punto e a capo. Le batterie sono un tallone di Achille, come dice il capitano di Rizik in noto film con Schwarzenegger e Danco. Sono un tallone di Achille, perché le batterie alcaline sono molto inclini, soprattutto di una marca, quella del coniglietto che va in giro. Esatto, non diciamo nomi. Quella lì, insomma, quella che cammina, non si ferma mai. Quelle lì sono molto proni con tecnologie alcaline al rilascio di KOH, che è un sale corrosivo. Corrode piste di circuito stampato, corrode contatti, batterie. Ma io, guarda, ecco, senza dire nomi, sui Fluke che ho io adotto solo batterie che cominciano con la E. Con la E e finiscono con Energizer. Quelle lì alcaline. Oppure su quelli più pregiati che ho, cerco di avere una ragionevole certezza, perché le marche sono sempre in agguato. Con quelli più pregiati adotto le Ultimate Lithium,
al disolfuro di ferro e litio, che hanno una tensione a circuito aperto di 1,8 volt, non sono impiegabili in tutti gli strumenti perché ci deve essere presente un regolatore di tensione senza il quale non è garantito che funzioni lo strumento, o vale a dire che si bruci, perché nei Fluke c'è un regolatore di tensione a bassa caduta che regola e che accetta anche 1,8 volt senza problemi per cella, per batteria. In quelli più economici non me lo sento, non me la sentirei di installarceli dentro, però le energizer sono più sicure. Se ci fate caso, quando le guardate, le alcaline hanno degli sfiati in fondo, sul fondo, perché di solito il KOH, per come funziona la reazione, esce dal polo negativo. E se le guardate, sia in cima che in fondo, ci hanno previsto dei piccoli forellini di sfiato. E quindi anche a te 289 subito guardare se c'è dell'energia dentro, certo. E stare poi al vano batteria, come lo aprite il 289 è delicatissimo. 289 101, c'hanno quella viterellina di nylon, state attenti come le aprite, per carità, perché il ricambio costa, come ho detto, è un'esagerazione. Monetina piano 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 piano, di 180 gradi ti viene fuori, fa puff e via. E sicuramente comunque Fluke, posso garantire che monta Energizer fuori, che le produzioni cinesi, mm-hmm, produzioni cinesi, marchi sconosciuti cinesi. Esatto. Un aneddoto sulla Cina è che Fluke ha visto bene di creare tutta una linea di proprio gli stessi strumenti con la C, 875C, 289C, 287C, più c'è tutta la linea che conosci, 110, 17, 14, 15, che è quella classica da elettricista che si manovra con una mano, col commutatore così. E niente, batterie Energizer o altrimenti Panasonic, ma io uso solo Energizer nei multimetri. Le Max o quelle classiche nere e rosse. E quindi le versioni C della Fluke, cosa ti senti di dire? Sono in teoria equipollenti a quelle occidentali. 875C per il mercato teoricamente cinese e indiano, vendute allo stesso prezzo di quelle equipollenti occidentali. Proprio identico, lo stesso prezzo. Ovviamente bisognerebbe accertarsi che componenti monta dentro. Certo. E che controllo di qualità c'è, ma Seagate un tempo, motori spind degli hard disk fatti in Cina, dopo un certo periodo di tempo ebbero problemi al sistema fluidodinamico di lubrificazione, guasti. Quindi controllo di qualità non è sempre proprio stretto. Certo. E Paolo, tu avevi qualche domanda o rilancio, che così fra un po' rilasciamo Marco, se no qua lo incateniamo. Catene, è un vecchio film con Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari. No, mi stavo chiedendo, no, visto che lui è molto strano, sai se esiste o hai mai provato qualche multimetro, diciamo via USB o via smartphone? So che non adesso mi riderai. Evitare accuratamente come la peste. Poi evitare come la peste, sia quelli lì, sia quei piccolissimi sangue. Sì, no, perché per un fattore di sicurezza, perché anche quelli micro, quelli c'è una categoria intera di multimetri palmari, quelli sangue ad esempio giapponesi, quelli piccolissimi, con addirittura puntali fusi insieme allo strumento, che sono proprio quelli lì sì che sono pericolosi, hanno un termistore solo interno, commutatori proprio, c'era anche la Unity a catalogo, ma quelli lì proprio se vi trovate in giro dovete vedere se è presente la 230, proprio
Meglio poi, di no. Poi ovviamente fai la misura sulla 230 400 volte trifase, non ti succede niente, ma se la volta che c'è una sovratensione che cammina lungo le linee e la becca lo strumento, salta lo strumento e l'operatore insieme. Puff. Infatti Marco, c'è una cosa che prima è girata nei commenti, no? Prima abbiamo parlato di kilovolt. Allora nei commenti dicevano, ma tanto noi non abbiamo a che fare con alte tensioni. Ecco, chiariamo che qui parliamo di sovratensioni. Sovratensioni, quindi possono durare anche qualche, o possono essere anche degli isolati o anche treni di impulsi. Assolutamente, di microsecondi, Sulla 230 volt, che ci aspetteremo essere una sinusoide più o meno carina, senza armoniche, a quella frequenza, ogni tanto arrivano delle legnate. Allora ve ne rendete conto, chi di voi ha un UPS, un gruppo di continuità, se ne rende conto perché viene disgiunto dalla rete quando si verificano problemi di quel tipo lì, perché viene misurato il DV su DT della tensione, quelli APC fanno clic, si sta clic. Entro metà periodo, 10 millisecondi alla nostra frequenza 50 Hz. Quindi è vero che a 1000 volt una persona, Pier ci è arrivato staticamente con quel famoso divisore di tensione fatto con un bel resistore da giga-ohm, belli grossi. Quella è una tensione statica permanente, ma io mi riferisco a sovratensioni impulsive che ci possono essere, come no. Certo. Esempio, un carico induttivo bello grosso attivato vicino a casa, sei lì che fai una misura su un trasformatore, su un punto dove c'è presente classica tensione di rete. Torna indietro. Motori, quelli, anche quelli. Cioè non è una cosa con gli ISCE non mi permetterei mai vista l'esigua dimensione del conduttore, perché la rispondenza alle specifiche categorie dipende anche dalla spaziatura tra le boccole, spaziatura interna dentro tra le piste, perché se le piste dentro sono vicine scocca l'arco, come sappiamo bene. Certo. Lo stesso PCB deve essere rivestito di materiali che non facciano propagare l'arco, perché se no succede il patatrac. Il microcontrollore in cima salta e non è tanto... Esatto. nel dove l'ho visto io? In qualche multimetro... In un multimetro che abbiamo menzionato. Multimetro della Agilent, Keysight. Provato di recente, visto di recente, ci ha venduto come 1231 1233 mi sembra, Keysight. C'ha dei soppressori di transitori a gas, a scarica di gas. Non molto efficienti, perché ha fatto delle prove, sempre il suddetto Joe Smith, e si innesca l'arco dentro al commutatore. Quindi si vede proprio l'arco che fa puff, e è pericoloso perché guasta il multimetro, lo strumento, quasi automaticamente, perché dopo dal commutatore a arrivare di sopra al microcontrollore e a circuiti integrati delicatissimi è un volo. Vuole poco. Sì. Certo. Infatti poi alla fine la protezione di questi strumenti anche rispetto all'uso che ne viene fatto è importante, no? Cioè il classico discorso, io metto inometro, no? E vado a misurare la 230, cosa succede allo strumento? Allora, se lo strumento è protetto, come sono i flux, eccetera, viene limitata la corrente, esatto, dal resistore di protezione e dai termistori. Si scaldano, aumentano la resistenza... e non succede niente. Prove effettuate proprio da Jones. Io non mi permetterei mai, ma... su un fluke. Ovviamente la misura dei valori di resistori
quindi resistenza, ritorna operativa dopo un po' di tempo quando la temperatura è tornata. E lo stesso succede per le portate amperometriche. Quando ero col microtest 80 mi successe una volta dentro a un portalampade, ero piccolino. Quello è un classico. Puff! E sui puntali c'è sempre la fusione in cima, sul positivo. Certo. Infatti, guarda, un consiglio mi sento di darlo io proprio per un discorso di sicurezza. Se usate il multimetro come amperometro, non lasciatelo così. Mai, perché la volta dopo, molto probabilmente, andrete a misurare una tensione e può succedere di tutto. Quindi l'amperometro, una volta che l'avete usato, rimettete le boccole al loro posto. Nella migliore delle ipotesi si interrompe il fusibile. Nella migliore, però, perché non è detto. Certo, però, guarda, ti assicuro, penso che sia capitato a molti di noi, no? Sulla 230, per esempio, andare a mettere un amperometro secco sulla 230 può creare un trauma, perché comunque il botto lo fa, lo scintillone lo fa, poi magari non si rompe niente, però ci rimani male. Ma lo shunt resistivo ne risente di sicuro. Poi ci sono tutti piccolissimi componenti SMD vicini. Ah, certo, è un evento catastrofico. Puntali, ovviamente, comprateli di buona qualità. Se comprate Unity eccetera, va bene, usate quelli in dotazione, ma se avete multimetri di blasone, che siano anche quelli certificati con le stesse specifiche categoria 3-4. Certo. TL-175, quelli con la punta detraibile, Fluke. TL-71, che sono in vendita ormai da quasi 30 anni. Certo, e infatti un buon metodo per capire così di primo pelo se sono buoni, no? Se tu li pieghi, senti se dentro ci sono i microconduttori, tanti. Occhio perché i Fluke TL-175 sono contraffatti anche quelli su eBay. Quindi bisogna stare attenti a comprarli al di fuori dei canali, più come ho detto, pronunciato il magico nomignolo. Certo. Bisogna stare attenti perché anche quelli sono stati sottoposti a truffe, no, con poco materiale dentro. Avere dei puntali scarsi, purtroppo, se non te ne sei accorto, c'hai tutte le misure fasulle. Io pensavo, mi capitò una volta di avere un puntale che si era, a forza di piegarsi, no? Aveva cominciato a degradarsi. Le misure delle basse resistenze erano tutte falsate, cioè aveva praticamente 5 ohm solo il puntale. Solo il puntale. Sì. Bisogna stare attenti perché anche lì di TL-175 mi sembra che ce ne sia almeno un paio di varianti in giro, che variano dal colore. Poi più queste sono legittime, poi ci sono quelle illegittime. Certo. E hanno un colore differente, ma è difficile rendersene conto se non le tagli. Magari bisogna fare una prova dei valori di resistenza, però senza andare a usare quelli placcati oro, perché tanto se non fate misure su contatti placcati oro introducete un errore dovuto all'effetto Seebeck di termocoppia. Certo. Altrimenti Fluke li avrebbe tutti a catalogo placcati oro e tutti i puntali della Fluke sono prodotti dalla Pomona. Mm-hmm. Quindi benissimo, quindi anche puntali, attenzione al puntale. Sì. Ascolta, che dite? Io direi che come orario, perché non volevamo rubarti tempo, sappiamo che sei impegnato, non volevamo. Tanto ci saranno altre occasioni, non vi preoccupate, il mondo dei Allora, nel frattempo ricordiamo che Marco scrive appunto sul forum, quindi è direttamente sul mio sito, quindi su pieraisa.it forum. Sono anche un appassionato anche di microprocessori. Ecco, quindi lo trovate sicuramente, ecco lì direi che è la migliore enciclopedia di sempre sui multimetri. Se volete scoprire difetti o pregi dei multimetri andate lì e avrete un parere sicuramente obiettivo e molto competente.
Passo poi, la parola a Paolo. Una cosa sola, un giorno poi faremo la retroingegneria di qualche codice dentro a qualche microcontrollore, però ci vuole un aggancio con una JTAG, qualcosa. Certo. Per leggere quello che c'è dentro, perché mi incuriosisce, perché anche vedere le routine che usa per fare l'auto-ranging, sai? Autoselezione certo. Delle portate, perché i multimetri sono con portate selezionate, selezionabili a fondo scala manuale, oppure automaticamente in dipendenza del fondo scala, eccetera. I vecchi ICE erano manuali, tic, tic, tac. Benissimo, ascolta Marco, niente, io quindi ti ringrazio già a nome di tutti, veramente molto molto interessante, ci hai veramente stupito con dettagli di ogni tipo, su ogni marca, ogni modello, incredibile. E quindi grazie mille, lascio la parola a Paolo per i saluti. Ti ringrazio io Pier, perché tanto qui in Italia non c'era altro forum ai tuoi livelli. In elettronica, computer, retro gaming, quello che è Z80A. Z80. Poi abbiamo gli stessi interessi, quindi nuova elettronica, eccetera, eccetera, eccetera. E via. Va bene. Mi piace anche il dottor allora, Faggini. Ti ringraziamo. Mi piace anche il dottor Faggini l'intervista che avete fatto, perché io... ho la passione anche dei microprocessori, quindi la BusyCom 141 la misi dentro la tesi di laurea. e l'Intel 4004 e il 4040, tutti fino al Skylake o Kaby Lake. Ma lì cominciammo con un taglio un po' elettronico, poi la serata prese... Mamma mia, i dettagli di progetto del 4004, il dottor Faggin si svegliava la notte e progettava, non aveva orari. Poi a quell'epoca era tutto pionieristico. Sì. Maschere sì. Disegnate e ridotte, foto ridotte. A mano facevano, sì. Mica come adesso. Va bene, non ti dico, okay. Poi ne parlerò sul forum, ma vabbè, grazie ragazzi. Niente, grazie a te. Allora cerchiamo di chiudere, vedo tanti stanno iniziando a salutare, quindi sì. ci stanno abbandonando, ne approfittiamo per salutarli e ti ringraziamo per averci aperto un po' le porte su la tua conoscenza enciclopedica sul mondo di multimetri, delle misure. Quindi chi ha seguito, visto che abbiamo messo il link, poi magari lo mettiamo in descrizione, Pier, così che resta. Sì. Possono poi eventualmente venire a tampinarti, disturbarti, con tutti i dubbi che hanno. No, ma ovviamente è una crescita culturale, è un'opportunità per muovere qualcosa in Italia, perché l'elettronica in Italia è un po' ingessata. A meno che una persona non lavori in certi anni. Mi raccomando una cosa, prima di domandare provate a cercare, quindi vedete se magari c'è già la risposta, perché visto che hai recensito una marea di strumenti, magari prima di scrivertelo e rubarti del tempo utile, diciamo, andate a cercare delle post. Non c'è problema. Tanto ci vado un tempo differito, di solito la mattina guardo quello che mi fa vedere. Aspettavo il 289, ma quello arriverà, non ti preoccupare. Comunque una cosa ultima, il supercondensatore del 289, occhio a quello. Nel tuo modello ci sarà una batteria. Allora, Marco, facciamo così, faremo un unboxing. Facciamo un unboxing così mentre lo abbiamo, mi dici niente, dove mettere le mani. Niente tear down, perché si rovina aprire uno strumento. Mi raccomando, non lo aprite mai. Certo. L'89.4 ha subito il cambio di supercondensatore, anche quello. Benissimo. Ci sentiamo, ragazzi.
E ascolta Marco, noi ti ringraziamo. Adesso Paolo, noi ci rivediamo fra un paio di settimane, direi, giusto? Primo aprile. Da calendario sul sito trovate, abbiamo già abbozzato una scaletta, quindi abbiamo già tutte le date, in teoria già tutte prenotate, quindi primo aprile torna a trovarci Maurizio Di Paolo Emilio e ci parlerà di ce l'ho amico, ecco. Lo è un altro qua della cricca, carburo di silicio. Esatto. Benissimo. Tornerà per raccontarci qualcosa di questa sua nuova opera. E allora va bene, quindi ti aspettiamo, se ti vediamo nei commenti ti salutiamo e certo. Ci farà piacere averti anche come pubblico. Certo. E va bene, niente, quindi date un occhio sulla pagina appuntamenti per vedere cosa arriverà. I link li pubblichiamo man mano, quindi di solito la settimana prima, qualche giorno prima, postiamo il link per la diretta. Comunque, se vi siete memorizzati l'indirizzo del canale, è sempre quello, quindi entrate e trovate l'ultimo evento o quello programmato. Allora, ancora grazie a Marco, lascio la parola a Pier. Buona serata, ragazzi. Esatto. Ascolta Paolo, vedo che girano molte domande sul fatto che sia un pesce d'aprile. Non è un pesce d'aprile, noi il primo ci siamo. No. È giovedì. Esatto, è giovedì e quindi ci vediamo. E niente, io ringrazio come sempre Paolo, grandissimo. Marco, ovviamente, per tutto il supporto in tutti i sensi. È veramente un attivissimo del forum, del canale, sempre pronto, sempre gentile, disponibile e un posto di sapienza. Quindi niente, veramente penso che abbiamo creato una serata interessante, se non altro per chi è appassionato di questo mondo di misure, ma anche elettronico in generale, e a questo punto ci si rivede fra due settimane. Quindi vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti, buona serata!